Il 2015 è stato l'anno Ripris, dico io. Varie vicende si sono accavallate che hanno incrinato nell'immaginario collettivo la credibilità stessa del movimento antimafia. La vicenda della giudice Saguto a Palermo, la presidente del Tribunale per le misure di prevenzione, quindi un punto cruciale del nesso tra l'antimafia istituzionale e l'antimafia sociale, la gestione dei beni confiscati, la redistribuzione, la grande intuizione di Pio La Torre. Beh, quella vicenda con quelle drammatiche relazioni emerse, poi i magistrati ci diranno la verità giudiziaria, però nell'immaginario collettivo il colpo è stato tremendo. Confindustria siciliana, una grande impostura. Negli ultimi 10 anni la Confindustria in Sicilia aveva costruito la propria immagine sulla rigenerazione etica dell'associazionismo industriale, sulla lotta al pizzo e al racket. Beh, i leader della Confindustria siciliana, che da 20 anni decidono, da 10 anni almeno, decidono le sorti dei governi in Sicilia, travolti da vicende giudiziarie, e il loro leader Montante indagato ufficialmente per concorso esterno in associazione mafiosa. La trasversalità degli interessi è sempre questo marchio che ha imposto le scelte alla politica, alla società, all'opinione pubblica. Qual era il marchio? La lotta alla mafia e la battaglia per la legalità. E dietro questo marchio poi spesso c'era invece un grande processo di trasformismo, una composizione di assetti di potere. Bisogna discutere. Perché nella percezione esterna c'è una crisi che investe il movimento antimafia. E dentro questa crisi che investe il movimento antimafia nessuno può pensare di tirarsi fuori. Ecco, noi abbiamo bisogno di un'antimafia fatta di questa normalità dei comportamenti pubblici e collettivi. I sindaci, gli amministratori, i commercianti che si ribellano al pizzo, i giovani che lavorano nelle cooperative confiscate, gli imprenditori che non dietro l'impostura del marchio dell'antimafia e della legalità, ma dietro l'etica di comportamenti trasparenti recuperano una dimensione sociale che schiera automaticamente la mafia dall'altra parte. È una politica capace di ripulire se stessa, perché quello ritorna in luogo centrale, senza delegare alla magistratura. Io vorrei ricordare anche su questo però una cosa molto importante in questo momento storico per l'Italia e soprattutto molto importante in questo momento storico per regioni come l'Emilia-Romagna o come tutte le regioni del centro-nord. Allora, noi dobbiamo ricordarci sempre in questo momento che negli ultimi anni le associazioni antimafia, almeno da 10 anni, le associazioni antimafia, prima tra tutti Libera, ma tante altre, sono state l'unico luogo in cui giovani ventenni hanno riscoperto l'importanza della partecipazione al dibattito pubblico. Parlare, ad esempio, in un centro come Casalecchio sul Reno di questioni in qualche modo legate all'attività di associazioni criminali di stampo mafioso significa in realtà occuparsi della nostra comunità. Molti giovani ventenni hanno scoperto l'importanza di questo dibattito. È avvenuto in un momento importante perché nel frattempo i partiti storici hanno abdicato a questo tipo di partecipazione. Cioè c'è stata una supplenza in questo caso da parte delle associazioni antimafia, i movimenti antimafia, le associazioni antimafia, nell'attrarre i giovani al dibattito pubblico sulle questioni della propria comunità. Questa è partecipazione. Attenzione, partecipazione. Quindi un supplemento di cautela nel momento in cui facciamo la critica alle associazioni antimafia. Il fatto che in Italia, nell'arco di 20 anni, siano nate due realtà, come Avviso Pubblico e Libera, sia un dato importantissimo, che non va dimenticato, perché il libro di Francesco è un libro utile, perché ci spinge a pensare, ma mi permetto di dire, dobbiamo assolutamente parlare dell'antimafia, ma distinguendo bene di chi parliamo e di cosa parliamo, perché non siamo mica tutti uguali, d'accordo? Non siamo tutti uguali.
Come non sono uguali tutti i politici e nessuno nasconde la difficoltà che diceva Pier Giorgio. Ma in avviso pubblico, ieri c'era una sala di 100 persone dove ognuna delle quali poteva dire di aver fatto delle cose concrete per garantire ai ragazzi una scuola sicura, per esempio, per fare in modo che, lo diceva poco fa il sindaco di Palma di Montechiaro, si recuperassero risorse che poi vengono messe al servizio dei cittadini e grazie a quei servizi si recupera un elemento centrale dell'esistenza delle mafie e della mafiosità, il consenso sociale. Cioè io faccio delle cose per cui dimostro che lo Stato è autorevole e credibile e allora il consenso me lo porto dalla mia parte e lo sottraggo alla loro parte, che vuol dire andare a intaccare quell'elemento dell'omertà che per certi aspetti è trasversale e copre tante cose. E allora noi cerchiamo appunto di, come avviso pubblico, da diversi mesi di interrogarci su come abbiamo agito, cosa abbiamo fatto di buono, cosa abbiamo fatto che è andato così così, cosa abbiamo fatto di cose che dobbiamo cambiare. E credo che sia un esercizio utile che dovremmo fare tutti quanti insieme. Noi veramente speriamo che magari insieme a Libera, ad altri, ci sia un luogo, un posto. Ora il Ministro della Giustizia ha proposto di fare gli stati generali, è una cosa importante, noi abbiamo fatto 3 edizioni promosse da Libera di Contromafia, ma c'è bisogno di un posto dove ragionare e noi crediamo che ci sia anche bisogno di un posto dove se ci sia qualcuno che attesti anche che sulla base di determinati criteri sei, come scrive Peppino Di Lello, credibile e affidabile.